ancora voglio darvi, aggiornarvi sulle notizie che riguardano questa grave crisi che ci ha colpito. I casi di quarantena per fortuna sono diminuiti, rimangono da 50 persone che erano iniziali, si è concluso il caso della festa per circa 30 persone, si è concluso anche la quarantena per quanto riguarda coloro che lavoravano o hanno in quei giorni, diciamo, sono stati presso il centro diagnostico, si è conclusa anche le quarantene relative ad alcuni soggetti che erano scesi dal nord e sono venuti qua in degli appartamenti. Rimangono solo due casi e fra qualche giorno, speriamo, non ci sono sintomi, non c'è nessun caso positivo accertato. Stiamo proseguendo in questo momento, diciamo, bene. Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine che stanno facendo un bel lavoro, ma colgo anche l'occasione per ringraziare le signore che si sono impegnate diciamo, a costruire le mascherine che sono state distribuite dall'assessore Fischetta. Continuiamo così, stiamo facendo, la popolazione sta facendo un buon lavoro, si sta rispettando veramente le regole. Se rispettiamo queste regole, usciremo dal tunnel il prima possibile. E per tutto il resto, diciamo, compreso, diciamo, l'ostruzione della passerella che ci ha riguardato ieri, già stamattina è aperta. E ho emesso un'ordinanza relativa alla chiusura anticipata dei tabacchini, sarà alle ore 16 per uniformarci agli altri comuni, alle ore 18 insomma per uniformare, diciamo, l'orario di chiusura agli altri comuni e la consegna a domicilio da parte della farmacia e delle botteghe alimentari avviene. E per il resto siamo qui e speriamo di uscire e poter parlare di altri argomenti come quello che può essere l'organizzazione dell'estate, uscire da questa grave crisi, diciamo, senza precedenti. Grazie e vi informerò successivamente se ci sono notizie degne di essere date.